Due settimane dopo l'annuncio dell'avvio di normali relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele, è stato inaugurato il primo collegamento aereo diretto senza scalo tra Tel Aviv e Rabat. Alla cerimonia, svoltasi presso l'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, Jared Kushner, genero e consigliere per il Medio Oriente del presidente statunitense Trump, è intervenuto anche David Friedman, ambasciatore statunitense in Israele, che ha sottolineato come il Marocco sia il sesto paese arabo, il quarto negli ultimi quattro mesi, a normalizzare le sue relazioni con il sulla base degli accordi di Abramo, sponsorizzati dalla Casa Bianca. Ma se incassano il consenso di alcuni, tali accordi vengono criticati da una parte dei paesi arabi, perché di fatto rompono il blocco dei paesi finora schierati accanto ai palestinesi. Un commento entusiastico è stato diffuso anche dal presidente Donald Trump. In cambio della normalizzazione dei rapporti con lo Stato di Israele, il Marocco ha ottenuto il riconoscimento statunitense della sovranità sul Sahara occidentale. Secondo alcuni osservatori, il prezzo del riavvicinamento tra Rabat e Tel Aviv sarebbe pagato in definitiva dal popolo sharawi, che vede negate le sue aspirazioni di indipendenza, e da quello palestinese, che si ritrova molto più isolato sulla scacchiera regionale.